عزوك يا ربي قبل المتاب، عرفتك مدق قلبي الصعاب، عرفتك في كل شيء مدى، وفي البهر أو في مرور السحاب. الله 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 الله. وفي نسمات intanto ringrazio dell'invito, ringrazio anche a nome del sindaco di Piacenza, che è sicuramente un amico di questa comunità. No, io in realtà avrei dovuto più o meno a quest'ora essere da un'altra parte, ma ho ascoltato molto volentieri, ho deciso di fermarmi perché sono uscite delle parole veramente molto belle. Quando sono stato invitato mi è stato chiesto di fare un breve intervento a voi giovani sull'integrazione. Di solito vado a braccio quando parlo, oggi ancora di più perché in realtà chi mi ha preceduto è ovvio che stando qui quasi 2 ore mi ha dato alcuni spunti e sono contento di questo, per cui in realtà per dire parliamo di integrazione basterebbe dire stasera quando andate a casa mettete bene la testa su quello che avete ascoltato adesso, quindi da me ma da chi mi ha preceduto, e c'è già detto tutto. In realtà non me la cavo così, un po' qualche minuto ve lo rubo. Allora, intanto ci sono 2 punti all'interno del discorso molto lungo e molto interessante che mi sono piaciuti particolarmente. Il primo, quando si è detto alla pazienza, alla non si stanca. Questo mi è piaciuto tanto, allora una premessa, perché è giusto che chi parla poi si presenti anche un attimo. Io come persona sono una persona laica, mi ritengo un laico, sono però molto curioso e ho la passione per quella che è il rapporto tra le persone, sono curioso della parola di Dio in generale e sono sempre stato molto attratto da quel precetto per cui ama il prossimo tuo come te stesso. E questo oggi è uscito moltissimo. Allora, potrei dire che siccome Allah ha pazienza, Allah non si stanca, l'augurio che posso fare a tutti noi direi è di non stancarci mai di portare in giro quello che è le parole d'amore che oggi ci siamo sentiti dire, che per voi sono probabilmente più note parlando di Corano, per me sicuramente lo erano molto meno. Non trovo grandissime differenze, ho fatto la premessa prima, sono un laico per cui non potete criticarmi su questo, non trovo grandissime differenze su quelle che possono essere altre fedi religiose monoteiste, come nello specifico quella cristiana che un po' conosco meglio. L'altro ragionamento molto importante è ik et nunc, il qui ed ora, e da questo punto di vista non c'è niente di meglio che parlare a una comunità di giovani. Siete l'avanguardia, siete tutti voi giovani, siete il futuro della società, quindi voi piacentini siete il futuro della società piacentina, insieme a tanti altri giovani piacentini che in questo momento sono da altre parti, perché siete voi che potete declinare l'Islam, il cristianesimo, qualsiasi dottrina, qualsiasi religione, la potete declinare nel qui e nell'ora, la potete contestualizzare, perché tutto ciò, voi siete quel ponte che c'è tra il rinnovamento e invece la conservazione, e oggi c'è bisogno inevitabilmente di rinnovare, nel senso di stare agganciati esattamente come è stato detto ai nostri tempi e quindi alla realtà sempre più multiculturale che in ogni città ci troviamo a vivere. Dico subito, il termine integrazione non mi piace, è un termine che non mi piace particolarmente. Da qualche parte, non mi ricordo chi, ho sentito qualcuno dire togliamo questa zì e parliamo quindi di interazione. E questo è molto vero, perché integrazione dà un po' il senso del allora tu arrivi in casa mia, ti adatti alle mie regole e allora ci integriamo, allora diventiamo un tutt'uno e possiamo cominciare a parlare. E non funziona mica così, ma non funziona mica così non solo quando si parla di religione, non funziona così in nessun campo. Allora, interagire invece è un'altra cosa.
perché l'interazione ha in sé un concetto base, che è quello del venirci incontro, è quello del capire che le differenze sono una ricchezza. Se non ho letto male, non ho preso male l'appunto, da qualche parte il Corano dice che se Dio avesse voluto avrebbe fatto di noi un'unica comunità. Evidentemente, potendo Dio fare tutto, se ha deciso diversamente significa che ritiene che le diversità sono qualcosa di importante, qualcosa che va valorizzato, qualcosa che dà ricchezza a una comunità. Ecco, noi su questo ci dobbiamo muovere, voi giovani vi dovete muovere, perché noi dall'alto, noi intendo adulti, dall'alto non è che li possiamo fare cadere chissà cosa. Un'amministrazione cosa può fare? Può fare delle leggi, può fare delle norme, dei precetti, però non ha la forza di ogni giorno stare vicino a ognuno e vedere se questo li segue. E anche se avessi questa forza, io credo che sarebbe il modo migliore per creare nell'animo di ogni persona la voglia di ribellarci, perché quando qualcuno ti impone qualcosa, inevitabilmente poi la volontà è quella di ribellarsi. Allora cos'è che noi dobbiamo fare tutti insieme? È quello di essere curiosi, di capire che se c'è una differenza, e per chi crede, se questa differenza è voluta da Dio, allora questa differenza deve produrre, deve dare un senso. E quindi la curiosità è quella di andare verso il prossimo. In una comunità non c'è niente di più semplice e di più difficile però di questo. È contemporaneamente estremamente semplice, perché se sono curioso ascolto chi ho davanti e come un po' si faccia. In seguito agli episodi di Parigi, ho letto un filosofo che si chiama Vidal dire che spesso, troppo spesso, ci rifugia nel riflesso dell'autodifesa, ma non si assume la responsabilità dell'autocritica. È una frase che mi ha colpito molto, perché è profondamente vera, da tutte le parti, dovunque la si guardi. Qualunque sia il soggetto, noi spesso, proprio perché generalmente ci crediamo, e lo vedo anche amministrando, dalla cosa amministrativa a quello che è successo a Parigi, dove tutti insieme hanno l'hashtag Not in My Name, però poi alla luce di quello che ho letto, appunto, il Not in My Name forse non è neanche la cosa giusta, perché è un segno di autodifesa. Noi siamo altro, non c'entriamo con questa cosa. Invece, insieme all'autodifesa ci vuole l'assunzione di responsabilità di un'autocritica, e quindi ci dobbiamo chiedere: se noi siamo altro, perché queste cose succedono? Qual è il nostro compito a far sì che questo non succeda? Nell'ora e mezzo che io ho ascoltato c'è tutto, non ha più nemmeno senso quello che ho ascoltato, non ha più nemmeno senso se è rivolto a un musulmano, a un cristiano, a un ebreo. Basta ascoltare quello che è stato detto, mettere in pratica, e ecco che a quel punto noi abbiamo il nostro posto nella storia del cambiare la società come adesso. Quindi, torno a dire, molto, molto difficile, però in realtà senza neanche troppi trucchi e troppe competenze. In realtà è anche molto semplice. Sostanzialmente è questo. Io credo che purtroppo oggi noi abbiamo un dovere grosso, che è esattamente quello di andare in questa direzione, perché non ci saranno oggi altri che lo fanno al nostro, ma soprattutto al vostro posto, perché da una parte c'è quel Islam degenere di cui si parlava prima, che crea dall'altra parte una chiusura, perché anche da altre religioni che hanno la loro quota degenere, che quindi gioca